Io credo il risultato giusto. Il campo ha detto questo, ma per quello che si è visto in campo è stata una partita equilibrata. La differenza la fanno i giocatori bravi. Clemenza con noi fa sempre la differenza, è tutto lì. Noi abbiamo avuto primo tempo, abbiamo preso gol su calcio d'angolo, poi Cernicoi ha avuto una palla gol, noi l'abbiamo avuta con Spalluto, poi abbiamo fatto gol su calcio d'angolo, quindi equilibrata. Poi abbiamo subito il secondo gol con una disattenzione in fase difensiva, poi abbiamo avuto la palla del 2-2 e alla fine abbiamo subito il gol anche lì, un'altra disattenzione. Purtroppo prendiamo troppi gol, ma per quello che si è visto sul campo, io credo che il risultato giusto sarebbe stato il pareggio, ma alla fine ha vinto il Pescara perché c'ha giocatori che in questa categoria fanno la differenza. Poi lascio ai colleghi, le chiedo, c'è stata una differenza a mio avviso abbastanza netta tra il dubbio del primo tempo e il dubbio del secondo. Nella ripresa avete fatto molto bene, avete messo in difficoltà il Pescara. Come mai invece nel primo tempo avete avuto delle difficoltà? Ma le difficoltà sono dovute alla qualità del Pescara, nel palleggio del Pescara, sapevamo del loro fraseggio, della loro ricerca alla profondità, all'ampiezza, quindi non abbiamo concesso grandi cose al Pescara, a parte quell'azione di Cernigoi. Poi dopo la squadra, dopo che ha subito il gol, ha avuto subito una reazione positiva. Abbiamo fatto meglio, ecco. Però avevamo di fronte una squadra che secondo me a livello di Reggiana e Modena, anche se la classifica dice altro, ma singolarmente ci sono giocatori Pescara di assoluto valore. Rispetto all'andata, diciamo che il girone d'Italia mi sembra poco, comunque paradossalmente Giorgio sembrava una squadra molto solida dietro, invece Sono d'accordo con lei. Dobbiamo ritrovare questa solidità dietro perché fuori casa prendiamo troppi gol, ma stiamo prendendo anche in casa, quindi dobbiamo migliorare. Anche se lei si riferiva alla partita d'andata, la partita d'andata è stata una partita diversa, una partita perché noi fisicamente stavamo bene, noi veniamo da un mese difficile dove parecchi ragazzi hanno avuto il Covid e quindi molti ragazzi sono stati fermi 20 giorni, 15 giorni e non è facile una gestione del genere, soprattutto gestire diciamo, il lavoro oppure la partita come oggi. Molti ragazzi non sono ancora al 100% a livello di condizione e giocando col Pescara che fa della qualità tecnica e dell'intensità la propria forza non era facile. Però sono d'accordo con lei che dietro prendiamo troppi gol. Sì, sono anche se avevamo preso due gol No, quel giorno. però era il periodo dell'andata, Sì, la partita sì. con Pescara sembrava l'eccezione. Sì, no, stiamo subendo troppi gol, dobbiamo migliorare la fase difensiva da parte di tutti, non solo dei difensori, anche se i difensori ci vuole molta più attenzione. Mister, lei prima parlava dei singoli del Pescara, insomma, di giocatori che per la categoria sono quasi un lusso, insomma, tra questi c'è Clemenza, due gol all'andata, un Sì, gol spero di non rincontrarlo più, Clemenza. Mi auguro di non incontrarlo più perché tutte le volte ci fa gol, ma stiamo parlando di un giocatore qualità tecniche eccezionali. Secondo me sì, non so il motivo, ma era un talento già quando era alla Juve, io quindi lo conosco, è un talento, ma basta vedere la panchina del Pescara, no? La differenza poi sono stati anche i cambi, quando sono entrati giocatori di qualità, fisicità. Cioè, Pescara, ripeto, è una squadra, io la metto a livello del
delle prime due. Poi non so il motivo perché è qui, è sotto queste due squadre, ma la rosa è una rosa importante, c'è un allenatore esperto della categoria, quindi... Sì. La sostituzione di Arena all'andata... Sì, no... ...anche parzialmente oggi, come mai? Semplice, Arena viene dal Covid, Arena mi ha chiesto il cambio. La cosa più semplice è che Arena mi ha chiesto il cambio perché non stava bene. Se no non l'avrei mai tolto, è difficile togliere Arena. Lo tolgo proprio quando mi chiede il cambio. E infatti in questo periodo è successo in diverse occasioni perché un ragazzo che viene dalla Covid è stato fermo 10-12 giorni. E non ha un gran fisico, quindi a reggere queste partite a grande intensità è difficile. Ma il problema è che era stanco, mi ha chiesto il cambio, se no questo è il motivo. Tante volte anche a Gubbio mi chiedono com'è uscito Arena, se mi chiede il cambio lo faccio uscire. Mister, rispetto all'andata, lei mi ricordo io ero presente a Gubbio, aveva recriminato su quel 2-2 al 91esimo, rispetto all'andata cosa ha visto di diverso? Nel Pescara ha visto una squadra migliorata rispetto a qualche mese fa, una squadra diversa? Essere sincero, no, meno intensa, però ripeto, la differenza la fanno i giocatori bravi e il Pescara ce n'ha tanti bravi, questa è la differenza. La partita d'andata fu una partita molto intensa da parte di tutte e due le squadre. Noi quel giorno, cioè, scelsi di giocare uomo contro uomo a tutto campo, ma noi stavamo bene fisicamente. Oggi ho fatto un'altra scelta perché fisicamente, come vi spiegavo prima, veniamo dal Covid con più di quasi 8, ecco, mi fai segno, 8 ragazzi. Sì, ma è dovuto anche ai cambi, quindi, ma più che altro giocatori in condizioni. La differenza è stata tra noi e il Pescara, quelli che sono entrati nel Pescara hanno fatto la differenza, purtroppo i miei nomi.